Mauro, ho partecipato alla parte finale della, diciamo, della commissione sui trasporti, ho visto una serie di problematiche non da poco che variava insomma un po' dalla riduzione dei tagli che propone la CTV alle frazioni, all'inversione di strada manovarina, tutta una serie di problemi non da poco. Cosa ci racconti? E come abbiamo detto in campagna elettorale, lo stiamo facendo, ci stiamo approcciando in una maniera estremamente trasparente ai problemi della cittadinanza. Allora, abbiamo già avviato due incontri con le frazioni per affrontare i temi delle frazioni e ho chiesto al presidente Montanariello della prima commissione di convocare sul tema dei trasporti, della viabilità nel comune in maniera complessiva. Cioè, ho ritenuto che si debba dare ci dobbiamo dare un metodo un po' diverso di lavoro, non possiamo più affrontare a spot le varie problematiche, dobbiamo affrontarle in maniera compiuta. Allora, sia il tema di strada Madonna Marina, sia il tema del momolo che è derivato dall'inversione, ma i problemi delle frazioni, dei collegamenti, i problemi di Cabianca, il problema del personale di ACTV, il problema dei dossi, ne sto elencando, ne sto buttando là un po'. Sono tutti temi che non puoi affrontare in maniera estemporanea, li devi mettere in un quadro complessivo e tentare di fare di trovare il filo. È pacifico che noi avevamo avuto un incontro prima con la dirigenza di ACTV su cui siamo estremamente preoccupati, cioè ACTV minaccia di recedere dal contratto di servizio con la nostra città. Perché? Perché con i conti non ci si sta più dentro. Allora, i tagli, e non vuole essere così un mascherarsi dietro la mancanza di soldi, un buon padre di famiglia, se un anno fa faceva budget con 1000 euro, sto facendo un esempio, e adesso se ne trova 800, vuol dire che gliene mancano 200, e su qualcosa dovrà pur tagliare, dovrà pur organizzare dei risparmi. Purtroppo l'amministrazione comunale, che tenta di comportarsi da buon padre di famiglia, e non è semplice, deve affrontare il tema dei trasporti con la consapevolezza che bisogna non razionalizzare. Io non uso questo termine qua perché vuol dire di solito tagliare, razionalizzare. Io uso il termine di ottimizzare. Ottimizzare vuol dire fare in modo che tutte le risorse che abbiamo, cioè, che possiamo mettere sul settore, vengano spese nella miglior maniera possibile e quindi tendere a dare servizio alle frazioni nella maniera che viene, tra virgolette, richiesta, ma comunque di arrivare a una soluzione accettabile e trovare anche per il centro cittadino tutta quella serie di risposte che oggi sono emerse in termini di richieste in maniera forte. A memoria mia, io ho qualche esperienza di consigliere comunale, era anni che non vedevo un confronto così a più ampio respiro da parte di tutti diciamo, i partecipanti. Vuoi le associazioni, le organizzazioni sindacali, vuoi i comitati cittadini, l'amministrazione comunale stessa con i consiglieri comunali e anche i semplici cittadini oggi sono intervenuti. Quindi nel confronto democratico questo penso sia stato estremamente positivo. Questo è stato solamente un punto di partenza, noi abbiamo, non dico preso nota, però abbiamo fatto uno screening perché avevamo bisogno di capire qual era la situazione complessiva, sia dal punto di vista dell'azienda, sia per le nostre conoscenze, ma anche per il pensiero dei cittadini stessi. Questo penso che sia un atto di estrema democrazia. È chiaro che dopo le richieste, dopo le valutazioni, devono tradursi in atti amministrativi e in scelte, speriamo, il più condivise possibile, che diano risposte ai cittadini. Grazie. Sono venuto verso la fine della commissione, no? Oggi si parlava di trasporti pubblici, e insomma mi sembra di aver capito che in realtà il grosso della commissione dell'argomento è stata l'inversione del senso unico di strada Madonna Marina, e da quello che ho capito frazioni, l'universo, Chioggia intera, ancora una volta sono tutti contro questa inversione. Ho capito bene o ho capito male? No, sicuramente hai capito bene. Il problema poi di oggi era di evidenziare i problemi dei trasporti di questa città. Io sono rimasto veramente allarmato da ciò che ha detto ingegnere della CTV, ha detto che non c'è trippa per gatti, non c'è niente per nessuno. Allora io, il mio intervento è stato questo, cosa siamo venuti qui a fare. Purtroppo cosa ci ha detto questo ingegnere? Che taglieranno anche quello che ci sarà, e
Questo è stato un problema, è stato veramente una mazzata per noi cittadini. Siamo venuti qui perché i cittadini avevano da rappresentare qualche esigenza, le esigenze invece non sono state trattate. Per strada Madonna Marina cosa è successo? Che i residenti, coloro che hanno chiesto l'inversione di marcia, di ritornare come prima, non sono più d'accordo perché nell'inversione c'è stato fatto qualche... Quindi non sono contenti. Esatto. Alcuni che non volevano l'inversione. Sì. E gli stessi che volevano l'inversione non sono contenti per quello. Sono contenti perché è stata fatta in modo diverso. Con queste rotonde la gente dice non passa più neppure adesso di lì. Allora io a questo punto, veramente non essendo un tecnico, non riesco più a capire cosa si deve fare in questa situazione. Dottor Guarnieri, allora si è appena conclusa la commissione sul trasporto pubblico. C'è qualche bella novità, qualche triste notizia? Cosa ci racconta? No, la CTV conferma che lo sbilanciamento del costo di servizio è grave, 1,5 milioni circa di debito che si accumula ogni anno. C'erano i rappresentanti dei cittadini delle frazioni, i quali lamentano un disservizio, come è noto ormai da 3-4 anni. Il rischio è che la CTV sia costretta a passare addirittura allo stralcio del contratto di servizio. Sarebbe una iattura per i cittadini di Chioggia. Credo che le promesse fatte in campagna elettorale già da adesso saranno pesanti per coloro i quali stanno governando. Vedremo in futuro cosa fare. Grazie. Allora, voi siete Gabriella, Ancilla e Luciana. Voi siete di Viale Tirreno e via Marco Polo. Quella parte là del quartiere, disastrata. Insomma, con questo cambio di, diciamo, di trasporto, l'inversione di massa, sempre peggio di prima. Non siete contente? Possiamo parlare? Sì, com'è? Dite voi. Siamo in difficoltà. Siamo peggio di prima, siamo sempre messi come prima da 14 anni. Adesso questa si parte. Sono aggiunte le code ancora, esatto. Come anni che furono. Ma quindi voi non è che vi siete contro il discorso dell'inversione del senso unico? Non solo per il caos che c'è frequente. Ma prima non c'era questo caos? No, con l'apertura di via Pisani, lì con la rotonda da Pinotto, al cimitero, stava bene. Avevamo cominciato un po' a respirare. Vabbè, allora faremo un giro, veremo dare una controllata, va bene? Sì, giusto.